Pancia e ghiacciolo del rutolo vi viene offerta dalla Becca dei Quattro Denti. Io e Marco, non soddisfatti del fatto di non poter sfruttare una giornata stupenda come questa, guardate, davvero un paesaggio, oltre al paesaggio stupendo, anche un cielo completamente vuoto. Poi vi farò vedere ben meglio il paesaggio. Siamo giunti, decido di partire mattino abbastanza tardi, siamo partiti alle 10, adesso con calma arrivando su Dieci e ero l'una mezza. e mezza, sono le 3, sono le 2:20. Siamo arrivati alla Becca dei Quattro Denti. Abbiamo preso un po' di stelle alpine. Gli altri sono andati a Aosta. Sono andati a Aosta, parte Paolo, i due Paolo, la Elena sono andati col Drac Noir, l'Elia sta dormendo, però era pronto ad andare a Betty No, la con Elena è Ariotti partita. a fare un giro della miseria. E gli altri sono andati giù a Aosta. Noi abbiamo sfruttato questa giornata che ci sta regalando appunto un paesaggio stupendo. Solita spettacolarità di Non questa poteva vetta. Questo mancare la mela bacà. vedete Marco, che nonostante i suoi dolori, anzi anch'io, nonostante i nostri dolori siamo arrivati fin su, con la mia solita arroganza mi riprendo. Sarà, grazie, cioccolato. Questa qua è la quinta o la sesta volta che vengo sulla Becca dei Quattro Denti, ma è sempre fantastico. Abbiamo finito di mangiare, siamo sazi e rifocillati. Tra l'altro volevo farvi vedere bene il paesaggio fantastico che c'è qua alla Becca dei Quattro Denti. Le varie punte qua attorno, le valone del Cossone, tutte quelle robe lì. Là c'è la Rabuin, dietro le montagne, anzi la Gran Rossa là dietro, questa è la Rabuin, le montagne del Vallone del Bezzi, la Gran e la Petit Saussure, il Platé des Chamois, Becca di Suessa, Punta Morena Ormelune, Becca di Tos, qua c'è tutto il volume della Val Grisanche, la Maison Fort, tutti i campi da sci, guardate il potentissimo zoom di questa cinepresa, fondo catene montuose valle della Val d'Aosta, il Monte Bianco con il Dente del Gigante. Mitico, Becca Bianca, Becca Nera, Ruitor, e qua davanti un dente. Siamo sui paravalanghi. Guardate là in fondo, è quello là, no, quello là. Riconoscete anche voi il campanile di Val Grisanche. Ponte, là Stavo dietro, cercando di andare sulla croce. sì, adesso vediamo. Albergo Perré, ragazzi, è incredibile, è meraviglioso. Ragazzi, sono sul paravalanghe di fatto del ferro della Torre Eiffel. Siamo a una pendenza mostruosa, ma è meraviglioso. Siamo al testafuochi. Abbiamo trovato le tracce dell'arrivo di ieri del gruppo di dorno della Valle, l'Anna, l'Elena, così, ma di tracce del botte di El Giuse nessuno. Marco sta scrivendo qualcosa. Un saluto a tutti i Mardò della casa alpina di Bo. Chi vi l'ha data? Scrivi qualcosa. Siamo qua di nuovo io per non so quante volte al testafuochi. E Marco sta scrivendo. Qua c'è una bottiglia di vino da tavola, una Fanta. Lanciata vero, sempre tenuto bene sto rifugiato qua, anche se non so ancora l'utilità di questo rifugio, però è bello. Tanto te scrivi poi. Vediamo se ci sono ancora i segni della Mimma 2000, You Are Forever, Valeria, Sisto 99, Stefano, Marco 99,
Paolo. Ah, Pato questo qua, Patrick. Eravamo là, non ce l'abbiamo fatta vedere la croce perché non esisteva sentiero. Elena forse era dietro, spero sia viva. Per fuggire. Questo bellissimo rifugio, perfettamente inutile, ma sempre bello. Troppo freddo qua dentro, no? È troppo freddo. Ora vediamo Sisto. E una volta tanto non è arrogante, non si filma da solo. Hai finito? Lo filmo io. Allora, sta scritto. È una giornata bellissima, non c'è una nuvola e io, Marco, esisto. Siamo venuti alle 4:20. Ciao Marco, io sono stato relax. Ciao, belli. È la quinta ola. Sesta. Intanto notiamo la lanciata che non è scaduta. Fornello, pentole. I letti della casa alpina sicuramente Don è venuto a prenderne qua qualcuno. Marco precisa il suo cognome e io ho aggiunto qualche cosa, giusto? Ciao belli. Ma sempre meraviglioso. Questa solitaria, tutti mardò. Non ho trovato delle reminiscenze storiche di 1497. Non vuoi, ragazzi, la casa alpina di buono, appena qui sotto. Sono le ore 18 e siamo arrivati qua su passando per Valconai. E per la mesa non fa le 18. Ma siamo pronti. Marco Riviera il porco, Bartolozzi il travone, ecco, vedete Gianluca Rose Giangi, Paolo Maragone, Marco Antonini, Marzio Ravenna, Chiara Perotti, Simone Cella Stefano, Pietro Ischia e Botticella Stefano. E ora alcuni di noi si sono fermati a Valconai e altri sono fermi all'occhiano dei quattro denti. Spero di ritornare l'anno prossimo. E siamo tutti di età compresa tra i 11 e i 17. Io mi dico Giuli TVB. Basta. Salve, siamo i Gap, guida alpina e pazzo, ovvero sì, assisti Fernando, Pucella Stefano, Zacchi Massimo e Vera Giuseppe, siamo della casa alpina Giobon. Siamo andati in posti assurdi di questa valle, questa bella valle becca da traversiere, col di Planaval, Punta Morana, eccetera, ma i quadretti sono sempre magici, testa fuochi forever, tonda forever. Siamo arrivati dall'alpeggio, per Plonta, se ora scendiamo giù dalla Maison Fort. Se volete contattarci, siete belle ragazze, venite alla casa alpina fra luglio e agosto. Siamo classe 81 e abbiamo 16 anni. Vi salutiamo, ciao. Non ho parole. 14-8-2000, per l'ennesima volta l'uomo dei colli, cioè io di Francesco di Gesisto, giungo alla magica becca dei quattro denti. Forever the best. Siamo un numeroso gruppo della casa alpina MCR e fra poco disegneremo a Brona. Vederci a presto, testa fuochi. Francesco Sisti, a questo qua quando sono venuti qua? Cosa c'è scritto? Gerardo Zoni, Anselmi, sarà Pistore, Oreste, l'Oreste! Oio, Mimma Cerri, Fabio Savoldi, Sergio, papà del Morchi, Luca Anselmi, Nicole del Favero, Fantano, no. Adesso stiamo per lasciare i 420 e non mi chiudo Ciao, bene. Sisto. Mardo!